Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Cominciamo dalla cronaca, andiamo in Val di Chiana, faccia a faccia con un cinghiale, momenti di paura in un negozio di parrucchiera a Monte San Savino. L'animale ha cercato di forzare la vetrata della porta di ingresso. Attimi di paura stamani a Monte San Savino all'interno di un negozio di una parrucchiera in zona stadio, nella strada che porta a Ciggiano. Erano circa le 10 quando un cinghiale si è scagliato con forza contro la porta dell'attività commerciale, oltrepassando il vetro con il muso. All'interno del negozio erano presenti anche due clienti. La proprietaria è ancora sotto shock per l'accaduto. Stavo facendo dei riflessi a una mia cliente, l'altra era in attesa. E a un certo punto io ero girata di spalle dalla porta, abbiamo sentito questo grande tonfo e ci siamo girate, è venuto giù e nel frattempo stava venendo giù i vetri e più con questo muso nero, diciamo, di questo animale, era un cinghiale e lui è scappato. Non riusciva addirittura a uscire perché non trovava l'uscita, quindi dal cancello non è uscito, ma è uscito da sotto la rete del giardino accanto della signora. Noi abbiamo avuto paura, non ci rendevamo conto in quel momento cosa stesse succedendo, non abbiamo creduto ai nostri occhi, ma in realtà era un cinghiale, era anche bello grosso. Probabilmente questo cinghiale, non so se essendoci il vetro a specchio, si è riflesso pensando che fosse un altro animale, non lo sappiamo. Abbiamo avuto tanta paura, quella sì, e però ci è andata anche bene perché se il cinghiale entra dentro in un negozio piccolino come il mio, insomma, ci fa male anche a noi. Adesso voltiamo pagina, il governo ci renda i soldi delle spese del Covid e delle bollette del 2021, così la Toscana uscirà dalla zona rossa del bilancio. L'assessore Bezzini dal Forum Risk dice la sua sui conti della regione. Sentiamo. Incalzato sui conti regionali in rosso della regione toscana, l'assessore Bezzini dal Forum difende il sistema sanitario toscano. I servizi e i livelli di assistenza che vengono erogati sono maggiori di ogni altra regione italiana. Tutto è precipitato dopo il Covid, che non ha permesso di pagare la differenza che la regione toscana chiede in più al Fondo Sanitario Nazionale. Il Covid ha fatto aumentare i costi dei sistemi sanitari e noi, avendo un sistema sanitario più esteso, più diffuso rispetto a quello delle altre regioni, abbiamo avuto, diciamo, una crescita dei costi molto importante che non è stata mai rimborsata totalmente dal governo. E questo è un primo elemento che ci ha fatto soffrire nel 20 e nel 21 e tuttavia abbiamo chiuso i bilanci con i conti in ordine, così come certificato dalle autorità governative nazionali. A questo si è aggiunta la vicenda dell'aumento dei costi legati all'inflazione, in particolar modo alla bolletta energetica. Anche qui c'è un delta importante perché noi, avendo più strutture, abbiamo il 6,3% di accesso al Fondo Sanitario Nazionale, ma se misuriamo l'aumento della bolletta, noi abbiamo il 10% degli aumenti di bolletta rispetto a tutto il paese. Cos'è che servirebbe? Che tutte le regioni del paese chiedono il rimborso della differenza tra il costo della bolletta per le spese sanitarie, stiamo parlando di ospedali, di poliambulatori, di case della salute, del 2021 rispetto a quella del 2022. Cioè, questo è l'elemento che noi chiediamo, sono per noi quasi 200 milioni di euro. Ecco, se questo venisse fatto, noi avremmo una convergenza, non voglio dire facile, ma insomma molto agevolata verso l'equilibrio economico-finanziario anche per il 2022. Walter Ricciardi al Forum Risk, le riforme in sanità si fanno con gli investimenti e questo governo non ne ha stanziati a sufficienza e sul Covid dice atteggiamento troppo leggero in Europa e in Italia. Professor Ricciardi, dopo il Covid, idee di riforma qui dal Forum per il sistema sanitario. I dati sono preoccupanti perché c'è un incrocio demografico, epidemiologico e organizzativo critico. Di fatto oggi è evidente che con le risorse che abbiamo a disposizione, soprattutto quelle umane, quelle professionali, non riusciamo a dare risposte ai cittadini. Le liste di attesa si allungano, i pronto soccorso sono intasati, gli operatori sono stanchi, non c'è abbastanza personale. È la necessità di una riforma strutturale, cioè non c'è più spazio per
accomodamenti, c'è la necessità di ripensare il sistema. Purtroppo questo non lo vedo, ecco, vedo tante discussioni, però non vedo in questo momento una attitudine operativa a questo tipo di riforma. Anche la manovra non ha fatto ben sperare. La manovra non ha fatto non solo ben sperare, ma ha confermato che le risorse per il Servizio Sanitario Nazionale sono assolutamente insufficienti. Noi abbiamo calcolato che ci vogliono, per sostanzialmente mettere in sicurezza il Servizio Sanitario Nazionale, tra i 5 e i 6 miliardi all'anno fino al 2026. Che sono peraltro fondi disponibili, nel senso che l'Europa li ha messi a disposizione in quello che, diciamo, piuttosto in maniera malfamata si chiama MES Sanità, ma che in realtà è l'unico strumento che noi abbiamo per salvare il Servizio Sanitario Nazionale. Mi fa un po' specie che non se ne parli. Il Covid è finito? Il Covid non è finito, rimane da noi piuttosto altamente endemico, nel senso, purtroppo non abbiamo i dati di tutti i giorni, ma alla fine della settimana contiamo decine di migliaia di casi e centinaia di morti. È un po' tutta la civiltà occidentale che si è stancata del Covid e cerca di rimuoverlo. Però il compito dei governi non è quello di rimuovere, è quello di cercare soluzioni. Adesso cambiamo argomento. Aspettando il Natale, la neve ha già creato l'atmosfera giusta, innevando le montagne del Casentino. Il servizio. Forse per donare già un sorriso a tutti quanti ed entrare nell'atmosfera natalizia, la neve è scesa questa notte nelle montagne del Casentino. Qui siamo a 1169 metri, ci troviamo in località Fonte del Baregno, sull'Alpe di Catenaia, nel territorio di Subbiano. Circa 20 centimetri, tuttora la neve sta mantenendosi compatta e quindi l'ideale anche per una passeggiata, un trekking, una ciaspolata possiamo dire. Non sappiamo quanto tempo potrà rimanere perché effettivamente si sta sciogliendo piano piano per le temperature che durante la mattina sono state leggermente più lievi. Una neve che inizia a farsi vedere, soprattutto salendo dalla parte di Casa Altaverni, ma che veramente dà già l'immagine di quello che sarà il nostro Natale. Il divertimento per tanti bambini, già stamattina le biciclette sono passate proprio in questo luogo qui a Fonte del Baregno. Dall'altra parte di rimpettaio c'è il Prato Magno e alla croce vediamo veramente tanta tanta neve. Cosa succederà per questo inverno? Beh, stiamo a vedere naturalmente, per ora le premesse ci sono tutte, neve abbondante in quello che è il Casentino da scoprire. Nella giornata odierna dell'Assemblea dell'ANCI a Bergamo, spazio ai sindaci toscani che hanno portato le esperienze dei loro comuni. Ghinelli, il sindaco di Arezzo, ha raccontato il progetto Hydrogen Valley, ovvero quanto si sta concretamente facendo nell'Aretino per la diffusione dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili nei processi produttivi e per promuovere al contempo la nascita di comunità energetiche rinnovabili. Partita la macchina organizzativa del congresso costituente del nuovo PD, Bonaccini trova già la sponda in sede locale, intanto non si scioglie il nodo del candidato per la provincia. Già partita la costituente del nuovo PD, domani verrà convocata da Letta la direzione nazionale. Tutta la macchina entrerà a pieno regime il 20 gennaio con l'assemblea che dovrà approvare il manifesto dei principi. Per quella data previsto l'ingresso, o meglio il ritorno a casa di Articolo 1, entro la fine di gennaio la presentazione delle mozioni e delle candidature, a seguire l'inizio delle votazioni nei circoli, il 19 programmata l'elezione attraverso le primarie del nuovo segretario. I candidati in lizza sono noti. Il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'ex ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, emiliana anche lei. Sulla rampa di lancio c'è anche il sindaco di Firenze Dario Nardella e l'ex vicepresidente dell'Emilia-Romagna Eli Schlein, non iscritta però al partito, che rappresenterebbe l'ala movimentista di sinistra. Gioco forza, qualcuno si ritirerà cammin facendo. Ad Arezzo con Bonaccini sono vicinissimi gli ex renziani Lucia De Robertis e Matteo Bracciali, senza dimenticare l'ex segretario comunale Alessandro Caneschi. Incerta la posizione di Vincenzo
Vincenzo Ceccarelli, che ha sempre avuto un buon rapporto con la De Micheli, alla pari di Francesco Ruscelli. Con la Schlein prevedibile invece l'appoggio dell'area più a sinistra del partito. Ma in casa PD deve essere sciolto anche un altro nodo, quello del candidato alla presidenza della provincia. I sindaci candidabili sono Andrea Tavarnesi, primo cittadino di Civitella della Chiana, e Roberto Pertichini, sindaco di Montemignaio. Il secondo si è già tirato fuori, il primo ha detto di non avere nessuna intenzione di correre, della serie il piatto è servito. È stata presentata a Genova l'associazione Martina Rossi, che si batterà contro la violenza di genere. L'iniziativa è stata promossa dai genitori della ragazza genovese che morì a Palma di Maiorca nel 2011 per sfuggire alla tentata violenza sessuale di cui sono stati riconosciuti colpevoli due ragazzi di Castiglion Fibocchi. Un fenicottero rosa stilizzato, la mano è stata quella di Martina Rossi, la ragazza che perse la vita a Palma de Maiorca il 3 agosto del 2011 volando dal sesto piano di un hotel dove stava trascorrendo la vacanza con alcune sue amiche. Fuggiva da un'attentata violenza sessuale, per questo sono stati condannati a 3 anni due ragazzi di Arezzo, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. Una vicenda giudiziaria lunghissima che si è protratta fino alla Corte di Cassazione, dove per due volte i giudici sono stati chiamati a legittimare le sentenze dell'appello. Oggi due godono del regime di semilibertà, decisione che non è stata certo salutata con favore dai genitori della ragazza. Genova, Bruno Rossi e Franca Murialdi, il primo ex sindacalista e la madre insegnante in congedo, hanno presentato questa associazione che ha lo scopo di aiutare tutte le ragazze che hanno subito violenze di questo tipo. Martina ha sempre avuto delle sensibilità, diciamo così, particolari, nel senso che ecco, c'è un mondo oggi che molto probabilmente non presta attenzione a chi ha più bisogno di te, a chi ha più bisogno, diciamo, di aiuto. Dicendo. Martina invece ha sempre prestato questa cosa, al punto tale che tutte le volte che dicevamo, ma Martina stai attenta a questo, stai attenta, quando usciva, mai più immaginavamo che potesse succedere una cattiveria, un'assurdità, ecco, come quello che è successo. Un progetto di solidarietà quindi che nasce dalla disperazione della perdita di una figlia. Il fenicottero era un animale che piaceva molto a Martina, che spesso lo disegnava, ora sarà il simbolo di chi subisce violenze. Presenza d'eccezione alla mostra dedicata al Masaccio e al Beato Angelico in corso a San Giovanni Valdarno. Il direttore degli Uffizi, Heike Schmidt, ha visitato l'esposizione allestita nelle sedi museali delle Terre Nuove e della Basilica di Santa Maria delle Grazie. Vediamo. Un ospite prestigioso ed eccezionale per la mostra dedicata al Masaccio e al Beato Angelico in corso a San Giovanni Valdarno. Il direttore del Museo degli Uffizi, Heike Schmidt, ha visitato infatti l'esposizione manifestando la sua soddisfazione per il gran numero di visitatori che la rassegna ha accolto fino a questo momento. Quando abbiamo deciso di partire qui con gli Uffizi diffusi, adesso vediamo il primo frutto, questa bellissima mostra sul Masaccio e sull'arte quattrocentesca intorno alla Madonna del Soletico. C'è un enorme interesse, abbiamo sentito i numeri già nelle primissime settimane, più di 2000 visitatori. Il direttore degli Uffizi ha gradito molto non solo la mostra ma anche e soprattutto l'allestimento e quindi lo sforzo che ha fatto l'amministrazione comunale per mettere a punto un progetto all'altezza del progetto di Terre degli Uffizi e degli Uffizi diffusi. La mostra doveva chiudere i battenti alla metà del prossimo mese di gennaio, ma è stata decisa una proroga. Abbiamo una bella la notizia da dare, perché con la sindaca abbiamo deciso stamani che verrà prorogato fino a fine di gennaio questa mostra. Ovviamente durante il periodo natalizio è un'ottima occasione di venire qua a vedere la mostra, quindi vorremmo dare a più persone la possibilità di vedere la mostra ancora per tutto il mese di gennaio. Questo ci rende veramente molto felici, perché abbiamo tantissime prenotazioni, quindi il timore di chiuderla il 15 di gennaio ci lasciava un po' l'amaro in bocca sulla possibilità di esaudire le richieste di tutti coloro che vogliono venire a visitare questa mostra. Parte dal Liceo Scientifico Redi di Arezzo il progetto del Rotary Club contro l'abuso di alcol tra i ragazzi.
Dopo la pandemia è peggiorata l'emergenza alcol tra i giovanissimi, per questo il Rotary Club Arezzo ha deciso di andare nelle scuole. L'impegno va con due obiettivi: dare l'opportunità di prevenzione ai giovani sull'alcol e rendere informati e consapevoli i genitori, perché spesso gli stessi genitori non sono a conoscenza di quello che fanno i ragazzi giovanissimi. Come raggiungerli? Raggiungerli attraverso i ragazzi che parlano ai ragazzi. Ogni istituto individuerà un gruppo di studenti che, debitamente informati, veicoleranno i corretti messaggi ai coetanei con i mezzi che riterranno opportuni. Dispiace sempre molto vedere quanto i ragazzi ripieghino sull'alcol per magari coprire situazioni di disagio vicine, nella famiglia, a casa. Capita spesso, soprattutto in situazioni, in luoghi come la discoteca, all'uscita, ma anche dentro. E purtroppo l'allarme sta crescendo anche ad Arezzo. Noi desideriamo invece costruire qualcosa, un messaggio, un'attività, una proposta, perché questo problema venga affrontato e possibilmente arginato e superato. C'è una voglia di tornare fuori che talvolta diventa anche voglia di abusare, e c'è una ripresa di comportamenti che davvero numericamente stanno dandoci tanta preoccupazione. L'aspettavamo, lo sapevamo che sarebbe stato questo. Questi progetti sono stati costruiti nel tempo, ora è il momento di metterli in pratica. Voltiamo pagina. Ornella Muti il 1° dicembre salirà sul palco del Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, uno spettacolo fuori abbonamento. Al Teatro Spina arriva un'attrice, diciamolo, che è stata nell'immaginario collettivo un po' di tutti, uomini e donne, per la sua bellezza, la sua grazia, Ornella Muti. Avete fatto un bel colpo. Sì, continuano questi appuntamenti extra stagione, realizzati grazie anche alla collaborazione del Comune di Castiglion Fiorentino. È un bellissimo colpo anche per la città, anche perché Ornella Muti non solo sarà in scena giovedì 1 dicembre alle 20:45 con questo pittore di cadaveri, ma sarà anche a Castiglion Fiorentino i giorni prima, proprio per ultimare l'allestimento di questo lavoro, quindi insomma un orgoglio anche per la città di Castiglioni. Ecco, dicevamo, Ornella Muti è un'attrice molto famosa, ma in realtà poi la pièce che propone è un lavoro collettivo, non è sola. Esatto, anche questo è molto bello, nel senso che non si tratta di un monologo ma di uno spettacolo teatrale vero e proprio con diversi attori, quindi una compagnia molto nutrita, e la storia è molto molto interessante, sono sicuro che sorprenderà i nostri spettatori. Chi volesse venire, ci sono ancora biglietti disponibili? Sì, certamente, tra l'altro per questo evento straordinario abbiamo riservato uno sconto di 5 euro per gli abbonati, per i titolari dei due abbonamenti. Potete sia recarvi alla Proloco di Castiglion Fiorentino, contattarla telefonicamente, sia utilizzare i canali di Teatro Mario Spina o di Kilowatt Festival, quindi cercando online o sui nostri social. Adesso in Val Tiberina, fino all'8 marzo, Anghiari diventa città della donna e lo fa con una mostra sull'immagine femminile dal Rinascimento ad oggi. Storie di donne è la mostra diffusa in corso ad Anghiari e che andrà avanti fino all'8 marzo 2023. Nel corso della sua presentazione c'è stata la bella sorpresa di conoscere i dettagli appena scoperti sul restauro della Maddalena Penitente, restauro finanziato dal Lions Club San Sepolcro attraverso la Fondazione Lions. Gabriele Mazzi, direttore dei musei anghiaresi, ci dice i dettagli di questa operazione importante, di questo restauro che restituisce alla collettività un'opera estremamente importante. È veramente un'opera molto importante ed è una Maddalena penitente del 600, dei primi anni del 600. Con le operazioni di restauro è venuta fuori la firma dell'autore. È un autore di Montepulciano, Francesco Morosini, detto il Montepulciano. Siamo veramente molto soddisfatti, e mettendo insieme, diciamo, la parte pubblica, il privato con la ditta Savas che ha sponsorizzato tramite la fondazione Lions e il restauro, siamo riusciti a riportare alla bellezza la Maddalena che verrà esposta durante questa mostra.
ancora una volta dimostra l'eccellenza di questi due club all'interno della circoscrizione e che viene riconosciuta con un contributo generoso nei termini assolutamente specifici dell'attività dei Lions nel territorio. Quindi complimenti ai Leo Club di Sansepolcro e al Lions Club Sansepolcro. Il tachigrafo e il controllo del conducente ad Arezzo, giornata di studio in materia di autotrasporto ed è stata organizzata dalla polizia locale. Sono i mezzi pesanti, i cosiddetti bisonti della strada, mezzi che assicurano il trasporto delle merci in condizioni non sempre facili. Naturale che il rispetto delle regole della strada e della guida sia indispensabile. Tachigrafo, tempi di guida, tempi di riposo e di lavoro, questi i temi oggetto di una giornata di studio promossa dalla polizia locale. Tecnici ed esperti ne hanno parlato all'auditorio Aldo Ducci. È necessario un aggiornamento soprattutto del controllo dei tachigrafi digitali, quindi il personale che va su strada su posti di controllo deve essere aggiornato su queste metodologie. La formazione come avviene per quanto riguarda il personale? La formazione avviene, noi internamente ci sa un gruppo con due istruttori e la formazione avviene mediante spiegazione teorico-pratica delle casistiche che si possono incontrare e soprattutto nel rilevamento di incidenti stradali con mezzi pesanti in cui siamo costretti e siamo obbligati al controllo del tachigrafo e dei documenti di guida dei veicoli. È un corso di aggiornamento al quale sono presenti ufficiali da tutta Italia? Esatto, infatti stamattina mi sono meravigliato, sono presenti da Bologna, da Matera, da Tarquinia, da tutte le zone diciamo d'Italia, anche abbastanza lontane. E a proposito della mostra Masaccio e Angelico, dialogo sulla verità nella pittura, di cui abbiamo sentito parlare in uno dei servizi precedenti di questa edizione, mostra visitabile a San Giovanni Valdarno, abbiamo insieme alla nostra Lilletta Fornasari realizzato anche un approfondimento nella rubrica In Galleria. Curata da Carl Brandon Strelk, da Daniela Parenti, da Valentina Zucchi, da Michela Martini, è la mostra dedicata a Masaccio e Angelico, ovvero il dialogo tra Masaccio e Angelico, una mostra visitabile in doppia sede, il Museo delle Terre Nuove e il Museo della Basilica San Giovanni Valdarno, dal titolo appunto Masaccio e Angelico, dialogo sulla verità nella pittura. Una mostra fortemente voluta dal sindaco Valentino Avadi, con ovviamente l'appoggio dell'assessore alla cultura Fabio Franchi e anche la collaborazione di Fausto Forte, e una mostra anche promossa, e questo è molto importante, all'interno del progetto con le Terre degli Uffizi, voluto non soltanto dalla Galleria degli Uffizi, ma anche promosso e finanziato dalla Fondazione Entecassa di Risparmio. Dicevo, una mostra interessante, suffragata anche da un ottimo catalogo che non vede solo saggi di intellettuali, di studiosi, ma anche di giovani studenti, e che racconta anche la storia di questa terra da cui il Rinascimento indubbiamente è partito. Masaccio, lo sappiamo bene, è nativo di San Giovanni Valdarno. Angelico no, ma ha lasciato in questa terra uno dei suoi capolavori. E soprattutto la mostra affronta anche la nascita del Rinascimento attraverso la terracotta dipinta e mette in questo dialogo altri protagonisti, ad esempio Masolino, che è nativo molto probabilmente egli stesso da questa stessa terra. Quindi una mostra che racconta l'incipit del Rinascimento visto da angolazioni molto diverse in un costante confronto. E prima di salutarci, gli appuntamenti di questa sera su Teletruria, subito dopo il nostro TG Sport TV Eventi con l'informazione e l'attualità, subito dopo l'appuntamento è con Timeline, il format curato da Leonardo Olivito. La serata proseguirà con il talent show di Teletruria, Talenti alla ribalta, condotto da Martina Lopiccolo, al termine il consueto appuntamento con Sportivamente, condotto da Andrea Lorentini e Riccardo Buffetti. Ed è tutto per il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.